Vorrei parlare a tutti voi di che cosa sia il reale paradiso che dobbiamo aspettarci. Tutto non poggiato su mie argomentazioni così legate alla mia fede che siano così le cose o in maniera diversa, ma poggiate in maniera rigorosa sulla verità di una creazione che sia assolutamente esente da possibili colpe che siano assegnate al creatore. Pensateci bene, se il creatore dà luogo a una serie di figli e poi, già sapendo nella sua onniscienza qual è il destino, cosa sono le scelte libere dei vari figli, quindi nell'onniscienza del libero atteggiamento dei figli nei confronti del comandamento dell'amore e per la responsabilità proprio data al libero arbitrio di costoro, nella conoscenza del cattivo uso fatto da costoro e quindi di una condanna eterna all'inferno. Beh, se le cose stessero così, il creatore sarebbe fallito in una percentuale pari a tutti coloro che fossero condannati all'eterno inferno, pensateci, per sempre. Il creatore avrebbe condannato dei soggetti destinati nella sua onniscienza, nel momento in cui decideva di dare a loro questa responsabilità, ad essere puniti per sempre. Potete immaginare una simile cattiveria da parte di qualcuno? Chiedetevi, se a noi uomini che siamo cattivi, siamo quello che siamo, fosse difficile avere un figlio e ci rivolgessimo a un dottore bravissimo che ci dicesse: io posso fare qualcosa, sono in grado di farti diventare padre, ma avrai un parto multiplo, avrai 5 figli, di questi 3 o anche 4 saranno come Dio comanda, ma uno sarà menomato, sarà handicappato, sarà... Cosa facciamo? Quanti di voi direbbero: beh, facciamo questi 5 figli, uno sarà handicappato, sfortunato, infelice, pazienza, e gli altri 4 no? Io sono convinto che di fronte al pericolo di fare un figlio come non si deve, destinato all'eterna infelicità, qualunque padre si asterrebbe dal suo atto creativo. Figuratevi Dio, notoriamente conosciuto come buono, se può essere accusato di una cosa di questo tipo. Se voi avete un figlio che è distratto, non sta attento quando attraversa la strada, e gli dite: vai a prendere il latte, devi attraversare la strada, ma però guarda, io ti conosco, so bene che tu sei distratto, lì passano le automobili, se tu non guardi bene
rischi che ti mettono sotto e muori, oppure rimani ferito e vai in una condizione difficile. Stai attento, però non accusare me dopo, perché io ti ho avvertito bene, in tutti i modi. Stai attento, perché lì passano le automobili. Se io lo mandassi, sapendo che è distratto, la colpa sarebbe mia. Se io so che ho dei figli sciagurati che infilano le dita dappertutto, e non solo le dita, ma i pezzi di ferro, e li infilano anche nelle prese della corrente, io sto attento a mettere o quelle di sicurezza o a mettere quelle prese a un'altezza in cui mio figlio potrà arrivare solo quando avrà una certa età, una certa altezza, non prima, altrimenti io sono un disgraziato. Ebbene, è mai possibile che Dio, notoriamente la bontà fatta essenza, l'amor in se stesso, possa creare qualcosa del genere? È assolutamente da escludere. Però a questo punto c'è da chiedersi: ma come è possibile salvare tutti? Come è possibile salvare tutti? Tenendo in debito conto l'esperienza che stiamo facendo ora. Perché vedete, se noi stiamo vivendo un test nel quale ci stiamo preparando a quello che poi è il paradiso, la vita eterna, credete che sia intelligente farci fare la preparazione sulle dure cose di questa vita e poi, dopo di averci messo a contatto con santi e disgraziati, ecco, ci è consegnato un paradiso in cui siamo lì che cantiamo, suoniamo, ma se questo fosse coerente alla preparazione, come minimo Dio ci avrebbe messo in una condizione di stare in un coro, in un canto e prepararci fin da ora. Non è possibile, non è logico farci preparare in latino e poi farci sostenere un esame di greco. Non è logico preparare in noi una cultura per cui poi veniamo fuori magari con la laurea in architettura e poi ci troviamo a non fare l'architetto in paradiso, ma i musicisti, i cantori, coloro che stanno come fessacchiotti alla destra o alla sinistra del padre e godono, hanno il corpo, hanno un paradiso assolutamente insensato se messo in relazione alla preparazione sostenuta nella vita. Non avrebbe senso Gesù Cristo quando disse: state bene attenti, abbassatevi ora che sarete alzati, oppure bussate che vi sarà aperto. L'uomo, dopo la sua esperienza nella vita, busserà in relazione all'esperienza che ha fatto nella vita. Quindi c'è da credere assolutamente che quando noi usciremo da questa condizione di vita sperimentale, obbligata, che è stata data a ciascuno di noi immodificabile, come un test che non possa essere cambiato, ma che sia fondamentale per noi, noi dobbiamo costruire il nostro io, ossia quel quadro delle cose che ci piacciono o non ci piacciono, i nostri ideali di bene o le cose che non ci interessano. Dobbiamo, in altri termini, costruire la nostra veste interiore, il nostro Dio dei valori. Abbiamo una responsabilità in questa vita qui che è enorme. Non possiamo essere disturbati nel costruire anche il test,
mentre stiamo costruendo noi stessi. Lo sapete bene, se fate un test, il test è già confezionato, voi dovete interagire con il test. E così è anche la vita, se la vita è un test, voi non siete i costruttori del test, ma siete chi lo esegue e rispondendo con i vari sì, no, mi piace, non mi piace, questo è ideale, questo no. Non pensate a liberare il Dio in voi stessi della croce del limite assunto in voi stessi, perché ciascuno di noi ha assunto una grandissima croce, la sua limitata essenza. Se voi pensate all'essenza infinita, dovete pensare a tutti gli infiniti tipi possibili di vita. Qui, su un altro mondo, nel mondo della fantasia, in quello dei fumetti, una esistenza infinita. E in presenza di una cosa del genere, voi ne avete una sola. Pensate quanta miseria a essere questo ennesimo di N che è infinito. Non ennesimo, ma infinitesimo. E quanto più grande è l'infinito, tanto più piccoli si è ciascuno di noi nella sua assegnazione. Ma vedete, qui massimo e minimo interagiscono nella unità. Il Dio uno non è solo il Dio estraneo nell'alto, che sarebbe estraneo, no, è coinvolto nell'essenza limitata in noi stessi, perché è attraverso tutte le infinite vite nostre che il creatore immenso, sublime, che è Dio, poi riesce a dar vita ad ogni possibile vita e a salvare poi l'esistenza in ogni possibile vita, se è veramente un creatore sublime cui non è inibita nessuna possibilità di realizzare il bene, ma non imponendolo, costruendolo con il libero concorso di ciascuno di noi, laddove ciascuno di noi sia tenuto a fare le sue scelte personali, le sue decisioni personali, l'assunzione libera della sua veste morale, ideale, reale, che partecipi sotto il profilo di ciascuno a quell'esercito di una infinita vittoria costruita con il libero concorso di ogni soldato di questo esercito infinito, laddove non c'è un soldato poi che muore, ma ogni soldato è vittorioso proprio grazie alla infinita potenza di Dio che crea una battaglia, la crea libera e la crea vincente per ciascuno e per ciascuno a modo tutto suo, libero del suo spirito, della sua coscienza. Non si può immaginare niente di più grandioso, ma neanche sottoposto ad accuse di questo tipo. Sì, comunque, di fronte a questa roba qui, noi vediamo delle grandi ingiustizie che sono state fatte, sì, per salvare, ma intanto Gesù è dovuto finire sulla croce, ha dovuto patire realmente quello strazio che ha patito. E a questo riguardo, ecco la invenzione sublime di Dio. Questo mondo dipende da quell'altro. Dio ha creato due dinamiche. Una parte da un disegno completo, infinito ma definito. Com'è possibile ottenere l'infinito dal definito? Ve lo dimostro facilmente. Voi pensate al rapporto 10 noni. È un rapporto ben definito perché il numeratore è definito nel 10, il denominatore
ed è finito nel 9. Ma provate ad eseguire realmente quella divisione. Ne viene un risultato infinito, che non ha nessun limite possibile. E se da una di queste sequenze reali voi attuate l'operazione inversa di moltiplicare per 9, ecco che immediatamente andate ad un apparente passato infinito esso pure. Ma è vero o non è vero? Tutto quello che noi stiamo vedendo è reale o no? E a questo punto io vi dico, non è reale, è immaginario, perché il reale nasce quando noi consideriamo il terzo principio della fisica, azione e reazione, che dice che ogni dinamica, quando dico ogni, intendo ogni possibile dinamica, è sempre l'interazione, cioè il prodotto, tra due azioni uguali e contrarie, che noi possiamo esprimere matematicamente come meno 1 e più 1, ma allora il prodotto tra meno 1 e più 1 è meno 1. Bisogna partire da un risultato e annientarlo progressivamente con un'opera negativa di quel meno. Insomma, il mondo parte da un disegno ideale, in cui è già tutto fatto. In relazione a Gesù Cristo c'è quello che noi conosciamo, la sua vita, la sua passione e la sua morte. È accaduto o non è accaduto? Ma nulla accade. Nulla diventa. Tutto è. Ma è possibile scorgerlo in un modo analitico, ossia osservando non tutto, ma solo una parte del tutto, e quando noi eseguiamo una visione di questo tipo, immediatamente salta fuori il tempo di una visione. Quando noi prendiamo un file di 1 milione di battute, ma lo vogliamo vedere a una grandezza di carattere che non ne consente più di 100 in una pagina, ecco che immediatamente il computer cosa fa? Crea una serie di pagine e ci mostra solo la prima. Le altre noi le leggeremo dopo, ma ci sono già tutte. Il tempo è solo il tempo di una visione relativa, di quanto esiste già tutto. Se poi è un libro, noi quando leggiamo la prima pagina del libro, crediamo che la seconda pagina, cioè le azioni nella seconda pagina, non ci sono ancora. E se partecipiamo emotivamente dicendo speriamo che l'autore faccia questo, faccia quell'altro, e poi vediamo la seconda pagina in cui l'autore l'ha fatto o non l'ha fatto, interagiamo dicendo ho fatto bene o non ho fatto male, che fortuna, che sfortuna. Ma se in questo libro noi abbiamo l'impressione di essere proprio noi chi sta vivendo il libro, ossia sta vivendo il film dell'esistenza che è così narrata, e partecipiamo allo stesso modo con le nostre intenzioni, voglio fare o non voglio fare, quando viene la seconda pagina crediamo di averla fatta noi, e invece il farsi esiste già tutto. Questo cerco di farvi capire. L'antica situazione culturale, filosofica dell'essere o del divenire fu dibattuta 2500 anni fa. C'erano i filosofi che teorizzavano l'essere, immutabile, come fondamento di ogni cosa, e c'era quella corrente di pensiero che faceva capo a Eraclito, in cui diceva tutto scorre, omnia ruit, tutto diviene. Ma non è stato mai considerato che il divenire è un'apparenza, l'essere è una consistenza. Ossia, tutto il libro nel computer di 1 milione di battute esiste. L'apparenza mi mostra una pagina che diventa poi la seconda, che diventa la terza, nell'apparenza che io ne ho quando non ho la possibilità di vedere tutto il libro assieme, ma solo una certa quantità.
Ed è il caso nostro, perché noi, per poter vedere le cose, partiamo da una cosa che non ha nessun numero, però è intera e la giudichiamo 10. Proprio usiamo il 10 come un valore assoluto e ideale. Tutta è 10. E cominciamo a osservarla nei vari rapporti assumibili nel 10, laddove un nono è quello che determina la massa, il tempo, lo spazio. E allora, vedendo il 10 nei modi del rapporto 1 a 9, significa fare la divisione 10 diviso 9 uguale 1,11111, e se noi siamo quelli che stanno facendo questa divisione, la faremo in eterno e abbiamo creato l'eternità. La faremo in uno spazio sempre più lontano e abbiamo creato l'universo infinito. Ma come mai questo universo è infinito? Provate a immaginare l'esistenza reale di un qualcosa che sia infinito. Ma non vi sorge il dubbio che ci possa essere qualcosa di strano in questo infinito che non finisce mai e che è reale, cioè determinato? Una determinazione che in sé implica il finito, che poi è infinita. È una contraddizione dei termini. Può essere così solo nella visione soggettiva, grazie alla quale noi poi esistiamo veramente solo nel presente. Ma essendo una entità che sta analizzando, ossia osservando per componenti una grande quantità, possiamo eseguire questa analisi dividendo oppure moltiplicando. Se dividiamo, immediatamente questa presenza della storia presente, che è l'unica che esiste in questo cosiddetto attimo fuggente, ha la proiezione di un possibile futuro e l'altra inversa di un possibile passato. In questo istante di tempo praticamente esiste solo il presente. Ma è sempre tutto presente, sia da una parte sia dall'altra. Noi passiamo da una parte all'altra soltanto perché stiamo osservando pochissimo all'interno dell'eternità. E la creiamo noi con il nostro spirito. Questo è bello. Perché? Perché noi siamo una parte di Dio. E Dio è onnipotente, come si dice. Ha la possibilità di far esistere ogni cosa possibile e immaginabile. Ma ora vengo all'argomento per il quale io ho iniziato questa discussione, ma dovevo mettergli davanti alcune cose, perché altrimenti avreste potuto credere che io tiro fuori così le cose come mi sveglio al mattino. Non è così. Se la nostra vita attuale è destinata a essere vista prima nel senso che ci porta alla morte, poi, poggiandoci su questo tratto di esperienza, finalmente potremo vedere il tratto a ritroso, quello che riprende tutta la creazione e la riporta a quando non esisteva ancora, era solo nell'idea del creatore. Ecco, noi in questo momento siamo già partiti dal disegno completo e siamo arretrati fino al momento iniziale della nostra creazione. Il primo tratto, quello negativo, ci è negato, perché noi possiamo vedere solo in modo relativo a qualcosa che esista prima. Il prima è di tipo devolutivo, che si annulla in un punto senza dimensione e entra tutto in potenza. Noi possiamo vedere nel modo uguale e contrario, che parte dalle cose che sono nella possibilità di esistere e si attuano nel tempo. Ma questo attuarsi sembra, ma non è. Ha in sé una carica di dramma, di tragedia, di felicità, di gioia, ma sono solamente delle posizioni culturali che sono esattamente quelle che un creatore di un libro, per esempio, crea realmente realizzando il libro e consentendo a chi lo legga
di fare una bella avventura dello spirito in cui sono descritte operazioni reali, vite reali, nelle quali l'osservatore si immedesima e compie il percorso che è stato voluto dal creatore. Ecco, la nostra realtà è un qualcosa del genere e il nostro creatore ci ha creati, però con un grado di libertà che è quello, innanzitutto, di decidere noi stessi il nostro futuro. Ossia, creati nel limite, noi dobbiamo essere noi stessi a definire come vogliamo superare questo limite. In ciò abbiamo il libero arbitrio di desiderare, di volere, di innamorarci di qualsiasi cosa si voglia. Ecco, e ora arriviamo alla vita concreta. E io vi faccio proprio l'esempio di cose concrete. Io sono un uomo, mi sono innamorato di una donna, la tratto bene e lei mi prende a calci nel sedere. Non vorrei niente di male con lei, però lei vede in me un nemico perché, e così era disegnato, io se colpevolizzo lei, ne faccio una nemica, ne faccio alla fine una persona con la quale io ho assunto ogni distanza. Proprio disamorato dall'essere stato respinto e non seguito ad amarla, anche quando diventa incarognita nei miei confronti, perché io faccio fatica a allontanarmi da lei e allora lei mi attacca dicendo che faccio lo stalker, che la importuno di lasciarla perdere ed è violenta nei miei confronti e per lei sono diventato un nemico. Ebbene, se io continuo imperterrito a volerle bene, a non violentarla, certo, non a farlo stalking, a rispettarla, ma conservando tutto ciò oramai nel mio cuore, staccandomi dalla sua vita, accettando che lei ci abbia la sua serie di amici e uno di questi diventa suo marito. Io, osservandolo, sono pieno di gelosia nei suoi confronti. Non posso arrivare a odiarlo, perché guardate cosa succede se io arrivo a odiarlo e a farmi di costui un nemico, perché ha avuto quello che io avrei voluto per me. Quando io uscirò dalla mia vita, proprio per essere stato respinto, io avrò nel mio io, impiantato a caratteri cubitali, l'esigenza del rispetto, dell'amore, dell'ammirazione da parte di questa persona che è stata ingiusta nei miei confronti e mi ha negato quello che non c'era nessun motivo perché mi negasse. Quante volte un innamorato si è chiesto: ma perché non mi vuole bene? Io la rispetto, io lo rispetto. Sarebbe giusto che io sia ricambiato, ma perché no? Ebbene, guardate cosa succederà quando noi usciremo dalla nostra storia, dal nostro percorso personale e ci ritroveremo, tornati all'origine, a essere i proprietari del sistema possibilistico. La religione lo chiama l'inviamento, ma ognuno di noi, in base a come avrà bussato, e a come avrà assunto il suo abito interiore, ossia il suo quadro della sete eterna che gli è rimasta, sarà eternamente dissetato, proprio come diceva Gesù. Ma se io ho assunto la sete reale di quella persona lì, che era una persona reale per la quale io mi sono dovuto scontrare con l'ideale, con il reale, con la vita concreta, con i soldi, con tutto quello che volete. E questo è l'argomento con il quale io ho dovuto lottare, dichiarando e accettando a un certo punto la mia sconfitta. Ebbene, vedete,
quella ingiustizia che noi tutti oggi abbiamo avuto, avendo avuto un ennesimo, sarà superata, ma nel modo che vorremo noi, ossia saremo messi in grado di scegliere, finalmente liberi, chi vogliamo essere, ma non in una creazione nostra, proprio nel quadro della creazione che Dio ha fatto attraverso la divisione 10 diviso 9, che ha un risultato unico per quanto infinito. Se a un certo settore di questa divisione si realizza un mondo come la Terra, un ambiente come l'Italia, o come il mio paese, o come la mia via, in cui ci siamo noi reali come persone e che quindi ci scontriamo con queste condizioni, e questo è il risultato di un calcolo, il risultato è sempre quello. Queste gesta di queste persone sono sempre quelle, però la differenza rispetto a prima è che io posso scegliere chi essere, e allora io mi immedesimerò con colui che ha avuto la sorte giudicata buona da parte mia di essere il suo compagno. Sarò io, certo non più con il mio nome, ma immedesimato nella sua situazione, e vivrò quella sua situazione superando tutto quell'odio, tutta quella diffidenza che c'era nei confronti di quell'altro personaggio che mi era stato assegnato come quello su cui accendere i miei interessi. Grazie ai calci nel sedere che io ho avuto, mi sono acceso di amore per costei. Ho vagheggiato di essere suo compagno, e lo potrò essere senza cambiare minimamente la storia, cambiando semplicemente il mio punto di osservazione. Mi calerò nel personaggio che sta interpretando quella parte con il mio spirito e sarò quel personaggio, ma con una grande differenza rispetto a ora. Mentre ora io ignoro che cosa è al di fuori di me, come io sono inserito nella realtà, come tutta la realtà è costruita perché io la vedo reale così com'è, nei suoi limiti, nei suoi dettagli, io, rientrato in Dio, avrò la consapevolezza di come stanno tra di loro tutte le cose relative. Quindi nel preciso momento nel quale io mi immetterò con lo spirito in quel soggetto che ha la ricompensa reale, la fortuna che io avevo desiderato per me, ecco, io non sarò quella piccola cosa che oggi io sono in me. Io sarò consapevole di come stanno le cose, di come tutto in sostanza è una divina commedia, di come realmente siamo nelle stesse condizioni di quando oggi leggiamo un libro sapendo che è un'opera della fantasia. Nemmeno la tragedia di Gesù è reale. Volete che Dio Padre abbia avuto questa cattiveria nei confronti del Figlio di realizzare questo percorso che prende Gesù bambino, lo fa diventare adulto e lo fa finire in croce? Comunque sarebbe un Dio con una parte di cattiveria. No, parte dalla crocifissione e, tornando indietro nel prima, sempre nel prima, fa scendere Gesù da quella croce, lo fa rincontrare con i suoi discepoli e lo fa ritornare bambino, riconducendo tutta la tragedia di Gesù a essere essa pure il frutto di una creazione divina. Quando Gesù vi dice io sono la via, la verità che vi porta al Padre, vi sta portando a questa verità che vi sto dicendo io e che è la verità del Padre. Il Padre conosce bene come è tutta la creazione e ve la sta dicendo oggi attraverso chi ve la dice. Sono io, dopo di me sarà chi ve la dirà. Io non sono
la verità. Ma chi la dice? E visto che chi dice la verità è un ente assoluto, che per avere posto qui su questa terra deve diventare reale, quindi deve essere, diventare uno dei partecipanti, Dio Padre, per partecipare a tutta la sua creazione, diventa ciascuno di voi, e ciascun uomo prende la sua croce per fare quello che ha fatto con Gesù, liberare assolutamente quella croce e farne diventare, da un argomento di tragedia, un argomento di assoluta edificazione. Diventa come una pietra, piccola piccola, ma sulla quale si può costruire una casa reale. Ecco, il paradiso che bisogna aspettarci è qualcosa di reale, che ha lo stesso modo di apparire di questa realtà. Solo che tutti quanti lo vivrete con la consapevolezza della verità proprio accertata che io vi sto dicendo, e che vi porta, se siete in grado di inserirla già ora nella vostra capacità di pensiero, di gustazione, in un modo tale che perdete ogni possibile rancore contro le figure reali che vedete partecipano a questo mondo, riconoscendo che sono i personaggi di un'opera di una infinita fantasia assoluta, divina, che ha la forza di far apparire reale quello che è ideale. Basta semplicemente consentire un'esperienza a rovescio. Si parte da un disegno, come da un ponte già realizzato, poi si consente a un soggetto di attraversare questo ponte e gli si dice: vai, fai il tuo cammino sul ponte. Ma non si può camminare su un ponte gettato sull'infinito senza che il ponte ci sia già. Noi uomini invece crediamo che sia possibile questo nostro avanzamento nel tempo, come un ponte gettato sull'infinito, e che non esiste ancora. Se noi fossimo chiamati a essere cantanti, abbiamo bisogno di una canzone. Se dovessimo costruire la canzone mentre noi la cantiamo, ecco che non potremmo concentrarci bene sul canto, perché dovremmo concentrarci sulla composizione del canto. Ma se il nostro compito è di cantare quello che è stato scritto per noi, noi possiamo aggiungere il nostro specifico creativo nell'intenzione che ci mettiamo mentre cantiamo. Certo che non siamo liberi di cantare altro che quello che è stato assegnato a noi di cantare, ma se io canto in un coro o canto un canto già scritto da qualcuno, sono forse uno schiavo? Assolutamente no, io ci metto la mia passione, io ci metto il mio io. Ma io devo arrivare a capire che il mio vero contributo non è quello del creatore, è quello di chi attua e mette in atto il canto. Però ci deve essere un altro che ha creato prima questo canto, perché io, essendo un ente relativo, devo avere sempre qualcosa prima da considerare, perché non sono assoluto. Ecco, vedete, questo relativo che ha le sue croci, grazie alle sue croci, che a voi dispiacciono, perché chi vuole avere una croce quale quella di un grande amore per una persona che lo rifiuta? Nessuno. Ma vedete, se noi lo avessimo come lo abbiamo e lo attuiamo e lo consumiamo, inevitabilmente con l'uso perdiamo quella tensione di conquista. Tanto che quanti matrimoni che partivano da quella condizione ideale dell'amore arrivano e naufragano. Ma perché?
perché con l'uso e l'abuso c'è la perdita di tensione per la conquista. Le cose sono messe così. Se qualcosa è consumato, si consuma. È una legge che insita nelle stesse parole. Per non consumare qualcosa bisogna idealizzarla. E per poter idealizzare un bene bisogna avere la grossa fregatura da avere oggi un male. E allora se vi capita un male, non state a disperarvi o a pregare: Signore, in questa vita che mi rimane, toglimi questo male. Ma volete togliervi l'occasione del bene? Il male che avete, quella croce che avete, è finalizzata al bene. Se la stessa Chiesa oggi idealizza l'eliminazione del male, sta eliminando il paradiso. Il paradiso non è questa vita qui. Questa vita qui deve accendere la passione eterna di una vita che sia vissuta in eterno con passione, sulla base di quella sete accesa ora. Perché se alla fine della vita, del nostro percorso, noi avessimo quella sazietà, non vivremmo più, quando la nostra vita eterna dipenda dalla nostra sete eterna o dalla sazietà. Noi non berremmo più, noi non navigheremmo più su internet se avessimo tanta sicurezza di noi stessi, da non avere bisogno di trovare la risposta in chi ce l'ha. E voi che l'avete da me, perché l'avete da me? Perché, e ve ne avvantaggiate, vi siete posti le domande: ma come stanno le cose? Come è veramente questo? Come è che Dio è insensibile alle mie preghiere? Non serve a nulla pregare? Così mi ha scritto qualcuno. Ma allora la preghiera? La preghiera non è un atto che io decido di fare e dunque sono capace di fare. Se io prego è perché il mio personaggio è stato disegnato come un personaggio che prega. E posso assumere nella degustazione di questa esperienza due atteggiamenti che possono essere anche diversi tra di loro. Essere edificato dalla preghiera, perché mi accorgo che è un esame che mi conduce a una introspezione, e il risultato della preghiera può essere: Dio, io ti ho trovato e ti ho cercato, non quando ti ho cercato fuori, ma quando ti ho cercato dentro di me. Oppure può essere l'atteggiamento opposto di chi dice: ti ho pregato di stare bene, di togliere questo accidente che è capitato a mio figlio, ma ho pregato invano. Mio figlio c'ha ancora questa triste condizione. E perché sei così cattivo? E perché non mi ascolti? E a cosa serve questa preghiera? Se questa preghiera non serve a edificare il nostro giusto rapporto tra noi e quel Padre che è in noi, in tutti noi c'è il Padre, c'è il Figlio e c'è lo Spirito Santo. Li possiamo incontrare nel nostro io, perché noi siamo veri figli di questa essenza assoluta, ma nel limite del personaggio che ci è toccato di vivere, perché ci è stato assegnato dalla Divina Provvidenza. Poiché è un'esperienza numerica, e ciascuno di noi ha dei talenti legati al numero, e uno può essere 815, 815esimi, ciascuno di noi è uno, ma sembriamo diversi perché osserviamo solo il numeratore, e invece ciascuno è grande, ma messo in relazione allo stesso numero nel piccolo. Se io sono un milione, sono un milione di milionesimi. Se io sono uno di uno. E in questa sta la giustizia di Dio, non nella cosa sopra che si vede come il numero, ma nel numero, il rapporto al numero del denominatore. Oggi questo non sembra, e allora ognuno dice: io sono piccolo,
perché quello è un miliardo, ha un miliardo, quello è un potente e io no. Perché nei numeri che io ho avuto, io sono condizionato dallo stesso numero. Voglio dire che quello che sembra grande oggi è grande di una piccolezza propria. Chi invece sembra piccolo è piccolo ma di una piccolezza propria, e tutti quanti uno a uno o un miliardo su un miliardo sono uno. Questa è la infinita giustizia di Dio uno, che ciascuno di noi è a immagine e somiglianza del Dio uno, però nel relativo ha proprio quei talenti lì, 540 su 540. Bene, poiché ogni numero consente di vedere la realtà in relazione a quel numero, ciascuno di noi non fa un'esperienza sproporzionata rispetto al talento che gli è stato dato, perché è proprio su quel talento lì che costruisce la sua capacità di scorgere più o meno, di essere più o meno ficcante e acuto nella sua intelligenza. Quindi tutto ci è stato già assegnato, e il limite che è stato dato oggi a noi ha il grande vantaggio di essere quella realtà concreta che ci consente un avvenire fatto di quella stessa apparente concretezza. Tanto che a questo punto sì, il nostro universo diventa infinito, perché è un infinito che si poggia sulla concretezza della realtà, cioè su quella carne che non può non esserci nell'aldilà, perché se mancasse nell'aldilà proprio quella carnalità, quella realtà che stiamo facendo ora come il nostro iter nell'essere, se ci mancasse proprio il risultato connesso con questo, noi dovremmo dire il nostro creatore ha sbagliato, ci ha preparato in latino e poi dovevamo avere un'altra lingua, ci ha fatto fare esperienza infame in questo inferno e poi ci fa suonare il piffero o cantare il coro degli angeli. Ecco, se arriviamo a capire che il paradiso concreto sarà il riesame di questa stessa concretezza qui, questa stessa, io sarò messo in condizione di essere quello lì, e quello lì che è andato con la mia amata, io non lo posso odiare perché il successo l'ha avuto lui, perché se io lo odio non sarò mai lui. Se la condizione diseredata di oggi porta a odiare i ricchi perché diciamo c'è ingiustizia, hanno avuto loro tutto e quindi tagliamo fuori tutti i ricchi perché non li amiamo, hanno avuto troppo, non è giusto, ho il diritto di pensare al mio stato miserevole, e loro invece che fanno? Abbasso Tizio, abbasso Caio e all'indice, e mi comporto come il giudice di Pietro nei confronti del Berlusconi, tanto per essere chiaro, no? Guardando solo il male che esiste nell'altro, senza la capacità assoluta di pensare che in ciascuno di noi c'è bene e male. Perfino Hitler, se lo vediamo in certi momenti in cui non è preso dalle sue idee, ha un certo livello di umanità che sono sicuro ha avuto con il suo amore, con sua madre, con... In ogni persona c'è del bene, ma se noi ce ne facciamo nemici di tutti i ricchi e poi da bravi socialisti, crediamo che per ottenere quello che hanno loro dobbiamo fare casino, perché questa è la via che ci consente di possedere, due sono le cose, ci possiamo arrivare, e quando siamo arrivati noi a essere allo stesso livello di sazietà, avremo perso questa sete per l'eternità, mentre invece
se non avremo odiato costoro, badate bene, e spesso l'uomo che è maltrattato corre il rischio di odiare tutti perché li vede tutti nemici e si chiude in se stesso. Se ha un amore così piccolo da amare solo se stesso e mettere all'indice tutti gli altri, e questo è il suo vestito interiore che si è fatto, quando può uscire dal godimento del suo personaggio unico che gli è stato ora per godere di tutti, e potrebbe essere finalmente chi gioisce dei beni che hanno tutti gli altri e lui no, rimane fregato nel suo limite, perché avendo odiato costoro intesi come avversari, li ha cancellati dalla possibile fruizione. Ecco, se vi abituate a considerare quanto è utile il male che patiamo, soprattutto quando è ingiusto, in quei casi lì, quando non c'è ragione del male, se lo accettiamo come quell'infinita sorgente di bene concreto che poi sarà, allora immediatamente siamo già messi in condizione in questa vita di avere quel vantaggio che avremo nella vita eterna. Io spero di aver reso significativo questo mio ragionamento. Vedete, tutti i preti, le suore, che fanno sacrificio di... non si sposano, non hanno rapporti sessuali, possono comportarsi essi pure in due modi. Non è che il personaggio di un prete è un santo. Anche lui ha le sue lotte. Di fronte a quello stesso atteggiamento può reagire dicendo condivido questa esigenza, oppure può dire non condivido questa esigenza. Se la condivide è un elemento positivo, se non la condivide rimane con una sete eterna, e chi nell'aldilà sarà il maggiore fruitore di tutto quello a cui ha rinunciato proprio ora, questo sesso che è così esaltato, saranno preti e suore, quelli che nel regno dei cieli saranno i massimi scopatori che possano esistere. Perché tutta quell'apparente rinuncia, che è passa eterna, io devo rinunciare per tutta la vita, diventa proprio quell'imprinting eterno di valore dato a quel gesto, per non averlo mai fatto, per essersene privati, che poi, quando si esce fuori da quest'ottica, però si vive in relazione all'appetito, essendo stato quello l'appetito che è emerso poi alla fine, ecco che abbiamo un paradiso stravolgente in cui chi è povero ora sarà ricco, chi è ricco ora sarà poverissimo, perché proprio nel senso di quella ricchezza si sarà saziato. Vi saluto.